benvenuti all'ultimo concerto del pomeriggio di questo sabato 27 di aprile, nel decimo Ocarina Festival che si tiene qua a Budrio. E questa sera avremo su questo palcoscenico, sull'altare in realtà, avremo tre gruppi che provengono da Stati Uniti, Giappone e Taiwan. Quindi sentiremo il suono dell'ocarina declinato in vari stili, varie modalità. So good evening to everyone, and we start today with ocarina player from USA, Japan and Taiwan. Il primo musicista che invito sul palcoscenico è Brian Blauch, che è alla prima volta qua al Festival dell'Ocarina, e in realtà lui è un musicista, diciamo, eclettico, suona la chitarra, suona altri strumenti, e per il saxofono, e si è avvicinato all'ocarina perché era lo strumento che suonava il nonno, e quindi diciamo è uno strumento collegato alla sua storia personale. E cominciamo con una musica che è per ocarina solo, quindi sentirete solo il suono dell'ocarina. Vi farà ascoltare due brani. Il primo è un brano che si intitola Pan, la musica per il flauto di Pan. Quindi lo invito sul palcoscenico e possiamo chiudere gli occhi e ascoltare all'interno di questa chiesa questo suono così interessante dell'ocarina, che ci porta a viaggiare con la mente. Bravo. Un applauso. Thank you.
viene da North Carolina, da un paese che si chiama Greensboro. E ora vi farà ascoltare invece un brano che si intitola Prism, è un brano in 5 movimenti che diciamo è ispirato alla musica dei nativi americani. Thank you.
Stati Uniti e passiamo da questa sonorità molto, molto nativa, molto collegata alla terra dei nativi americani alle sonorità invece delle ocarine giapponesi del